Loris, ci mandi una macchina? Grazie. Ah, eccoci. Andiamo alla PlayStation. Ma che sera, in aereo o in una macchina? Allora, io mentre noi ci facciamo una partita a FIFA dentro la macchina, dentro il van. Allora, mister, stiamo andando, come sai, a fare shopping. Questo lo so, però l'inverno. Già ti posso dire una cosa? Già questo contesto mi preoccupa un po', non so perché. Perché? Cioè, mi fa piacere, però ci abbiamo l'autista privato, abbiamo chiamato Loris. Ecco, che tipo di shopping stiamo andando a fare? Shopping invernale, però ho detto, dobbiamo scaricare un po' di soldi, dobbiamo fatturare. Quello sì, in entrata però. No, in uscita in questo caso. Dobbiamo solo. Tu vuoi prendere solo in entrata? Andò, scusa, dobbiamo pure dare soldi agli altri. Quindi, io direi, visto che ci dobbiamo fare tutte e tre un outfit decente per l'inverno, io penso che attorno ai 15.000. Cosa? 10.000. Ma già scende subito la macchina. No, ma poi Andrò, ma perché ce l'abbiamo i soldi? Ma perché noi dobbiamo. Ho capito, ma 15.000, Andrè. Cioè, 10.000, oh, siamo in tre dentro questa macchina, non ti posso dire di no, però 10.000 euro. Ma perché conta che tra giubbini, magliette, felpe, comunque andremo a spendere tutti questi soldi? Un negozio ci accattiamo con 10.000 euro. Perché andiamo, appunto, a proposito di negozi, andiamo da Living Acqualiano. Ah, Living! Lo conosci. Allora si è perciò chiamato Loris. Ho capito tutto allora, ecco, ho capito tutto. Eccoci! Ragazzi, lo sapevano tutti tra me. Grazie, Loris. Che piacere. Ciao ragazzi. Andiamo, andiamo. Mister, benvenuto nel regno di Loris Living. Ragazzi, qui oltre a tutti i normalissimi clienti di Napoli e altre parti dell'Italia, che sono quelli che ci hanno fatto arrivare fino a dove siamo oggi, guardate un po' chi è stato nostro cliente almeno una volta. Partiamo da quelli. Che impatto. C'è anche fuori tutti i giocatori che hai incontrato e che hanno acquistato. Mamma mia. Cioè, basterebbe solo questa maglia. Paraloris con affetto. Affetto. Fusion, ti correggo. Non sono maglie da collezione. Ogni maglia ha una storia. Tutte le maglie che vedi qua significa che almeno una volta hanno acquistato da lì, compreso Ronaldo, compreso Messi, Neymar, Mbappé e tutti quelli che vedi. Quindi ragazzi, state vedendo tramite queste immagini che Loris effettivamente è vero, ha incontrato tutti questi calciatori. Anche fuori al negozio abbiamo visto un enorme praticamente cartellone luminoso dove scorrono tutti i calciatori che hanno acquistato appunto da Living. E oggi ci sono i famosissimi Fuse Game. Però io ti devo dire una cosa. Avete visto tutto questo casino che si è fatto con i ragazzini? Vi posso dire che quando vengono i giocatori del Napoli non si fa questo. In realtà sono nostri amici. Perché sei umile. Tutti fanno. Perché sei umile. Siete forti, ragazzi. Grazie, Loris. Quindi, ragazzi, adesso mister sa la cifra che andiamo a spendere. Io l'ho detta anche a Loris. Gliel'ho detta. La cifra che spendete mi interessa relativo e basta che sia alta. Va bene, va bene, va bene. Ma tu sei abituato a troppo bene, questo è il discorso. E voi perché state qua? Living non è per tutti. Ci affidiamo a loro? Sì. Buonasera. Buonasera. Ciao. Disturbiamo? No, sì, no, nessun disturbo. Ciao, tutto bene? Ciao, tutto bene. Sì, sì. Ciao Francesco. Ciao. Antonio, ciao. Piacere. Nancy. Andrea. Nancy. Qua ci dobbiamo fare. Siamo nelle vostre mani. Ok, allora se vi volete iniziare a dare un'occhiata, qui abbiamo tutto Palmingers. Alle tue spalle c'è tutto Moncler. Sulla destra tutto di Squared. E poi giù ci sono il resto dei brand. Per l'inverno, la prima cosa, vorrei un grande giubbino. E all'occhio, tu sai che a me piace Off-White. Questo qua. Giallo, è un colore che ti è familiare. È questo che mi è saltato subito all'occhio. Vediamo un poco. È bello caldo. Diciamo che per un inverno di una volta. Mi sento un po' sfere e basta. Queste over. Sembra un po' capito. Mi fa un po' troppo chiatto. Non lo vedo nel tuo stile. No. Però mi piace. Cioè è bello. Da fuori la mi convincevo. No. È piccolino. Piccolino? Sì. Come te lo senti tu? Serve una più grande, no. Ma ti va bene comunque. Modello questo. Allora, calcola che il Moncler non va messo con la felpa sotto, perché è già pesante di suo. Sì, no, sembra con la felpa sotto. Ma scusa, quando fa freddo? Ma già mettere la felpa sotto, per forza. Allora, per provare il giubbino mi serve una maglietta perché non ce l'ho sotto. Allora, mi fa impazzire Off-White, già te lo dico. Però questa colà di Andrea
Ami. Dolce Gabbana, Balenciaga. Però Balenciaga. Questa è bella, eh. Questa è bella. Semplice, ma. Vai, proviamo con questa, vai. Voglio un voto, Francesco. 8. Messi da su di me 8, se no era un 10. No, però mi piace. Ora proviamo col giubbino, che era quello che mi interessava di più. Sì, è più bello, oggettivamente. Cioè, questo la lucidità addosso. Il colore è bello, proprio acceso, un bel colore. Bello proprio questo, mi piace. Per me questo va bene, okay. Però visto che se no questo dubbio ce l'avrai sempre, provati quello con la maglia. Quello off-white. Quello off-white con la maglia. Vai. Chi è? Dolcetto scherzetto. No, ma perché giustamente quello messo così, no, non mi convince. Loris, che dici? Mamma mia, fratello. Io me ne vado. Questo, sai chi l'ha preso questo pure? Nancy, confermami Elmas. Elmas. Te li dà la stessa capa. Ciao ragazzi. C'è la finestra del palo. Ah. Attenti al vetro. Andiamo ragazzi, andiamo a fare i papa. Giubbino approvato dalla foto, ma non da disbrigo. No, beh, comunque il Moncler è molto meglio. Blu mi attira di più. Blu Napoli. La mia sta meglio. Io vado a vedere. No, però è bella, mi piace. Signori, ecco il prezzo. Mister, l'azienda comincia a perdere un po' di soldi. Ah, è il rosso, sì. Anzi, scusate se non l'ho detto, questa è una collaborazione. Sì, Palmangels. Questo è il Moncler per Palmangels. Non è solo Moncler o Palmangels. Questo è un pezzo da 90. Che dici? Ma chi ti sta bene tutto questo? Può mai dire che non ti sta bene? Allora, il fuso, basti che cacci i soldi, per me va bene tutto. Sì, Ando, prepara la carta perché si fa un po' di riscaldamento. A voi? A me piace. Ti piace? Non mi convince troppo, però bello oggettivamente, però potremmo trovare di meglio. Però se ti piace la provi. Magari la provo e poi. Vai. Anto, è tua. Già senza nemmeno. E tu quando? Perché tu sei più scuro, capito, di me. Il nero è un colore che porto sempre. Perché? No. Cioè mi piace. Potrebbe essere un potenziale primo acquisto di Mister Sparta Prada SP. Onestamente ce la vedo meglio su Mister. Che dici, Mirko? Anche secondo me. Ok. Vediamo quanto ammonta. Vero. Vai, Anto. Dopo la prima no, ma molto dopo... meno del giubbino. Ok, beh, no, pensavo. Beh, una tredicesima, diciamo. Voglio chiedere un consiglio. Un giubbino un po' più classico, insomma, come taglia. Come Anto, stile. Anto, vieni con me. Fino a aspetta. Ma ce l'ha lasciato Master. Istruiti bene. Porca miseria. Sanno che dobbiamo strisciare. Dai, non vi regaliamo niente. Portate siamo, altri amici. Stiamo finendo i soldi. Vai Francia, allora ritorniamo al giubbino, vai. Allora ci stanno qua dei giubbini e poi ce ne stanno altri di là. Per Mister, vabbè, ma ci devi dare tu il consiglio. Per Mister è un po' più classico, visto che è un po' più vecchiotto rispetto a noi. Stagionato. Francesco, non badare a spese, i soldi ce li hanno, fai vedere pure quelli che costano tanto. Francesco, vai un po' piano, non me l'ha detto a Paolo. Quelli costano tanto, amici. Ecco qua. Fagli vedere questo. C'è questo rosso, c'è anche oro, oppure oro. Pista. Chiediamo consiglio a lui. Mamma mia, Amini, oh ragazzi. Pista. Ok. Fendi. Non è possibile, è bello questo. Non è tanto però è bello. Fendi collaborazione con Kiwi questa. Sì. Fendi Kiwi. Bravo, mister, bravo. Andiamo, non guardare. No, la dobbiamo vedere. Ok. Una collaborazione. Un'ottima collaborazione. Vediamo. Una cosa di scuro volevi vedere. Tu devi, penso scuro. Sempre sul sì. Allora, sai quello ho visto bene io? Questo qua, su di te. Lo proverei anche così al volo. Vai. Questa è M questa. Bello pure dietro, mamma mia. Tanto. Non ti piacciono i bikini? No. Non ti piace? Come non ti piace? No, scherzi.
No, ci sta. È bellissimo questo. Pure come veste, cioè. Io penso, che dici? Tu ti dici che mi sta bene. Bello, è bello. Facciamo dire, ragazzi. Ragazzi, lo prendo! Pagate voi! Pagate voi! Prova a chiudere per spizio. Diciamo che ha provato. Sì. Con la mano. Ufficiale. Siamo attorno ai 2000 per ora. Se contiamo la maglietta e il giubbino mio Moncler con collaborazione Palm Angels. 1415 il giubbino. Ok, Andrò, è meglio o peggio? Cioè, per noi, non per noi. Andiamo a vedere. Diciamo che ho rivalutato i miei gusti. Allora, se poi lo prendo io. Porca miseria. Diciamo una combo maglietta più giubbino. Ma stai, voglio acqua e zucchero? Sì, se ce l'hai. Sì, mi piace. Ah, guarda, possiamo anche rivalutare, perché comunque ci dobbiamo anche basare sul prezzo. Vero. Se non te la senti sul prezzo, diciamo teniamolo lì, perché comunque è bello. Se dovessimo fare check out con questo sarebbe 4 euro. Però ti togli, cioè il giubbino comunque penso che siano le cose più costose per lui. Sì. Quindi secondo me 4 euro. Da poppare, dici? Sì. Ma questo è clamoroso. È proprio bello, sì, voglio. È clamoroso. Allora, dopo aver visto il giubbino di Mister, dopo essere svenuto e rinvenuto, grazie a Loris. Rivediamo anche magari felpa off-white. Qualche felpa. Visto che la maglietta non l'ho presa. Questa qua off-white, non male. Ho visto anche questa. Era questa qua, si vedi, senza felpa, senza cappuccio. Ma pure sto pantaloncino, non male, va giù. Anche se, vabbè, per l'inverno. Questo qua sotto al giubbino, secondo me è perfetto, Sì. La felpa questa qua è vero, molto molto bella. Questa 595, quest'altra 520. Palm Angels Moncler. Bella questa. Questa è una tuta che non vedrai mai indossata a nessuno, perché non è per tutti. Un altro pezzo che non vedrai mai addosso a nessuno è questa felpa di Palm Angels. Questi sono gli articoli che noi siamo forti. Puntiamo sempre sulle cose che non trovi indossate da nessuno. Perché avere le cose che si stravendono da sole, ma poi che hanno tutti al piede o addosso, non è bello. Visto che qui vengono tantissimi calciatori e loro, avendo comunque una cosa di soldi da spendere, non cercano le cose che hanno tutti. Loro dicono, Loris, trovami qualcosa che quando me lo metto ce l'ho solo io. E questo ti posso dire che è uno di quelli. Molto 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 esclusiva. Un mister, no, io ormai dopo il giubbino sono rodato. Già bene, pigliate quello. Sì, un po' sì. È stata solo questione di tempo. Il fuso orario che ti ha urtato in tempo. Allora, la scelta finale per le felpe. Allora, quella là era che vi ho fatto vedere della off-white senza cappuccio. Purtroppo la taglia per me non era giusta. Proviamo questa off-white e questa Palm Angels che ci ha consigliato Loris. Felpa Palm Angels, non male, devo dire la verità, anche perché cioè, le felpe così senza cappuccio a me attirano molto. Poi ci posso mettere pure il giubbino della Moncler che non mi va neanche molto imbottito. Avvicinati alle luci, vedi... Sì, infatti l'effetto di... Fatti una piruetta. Fa l'effetto di brillantitudine clamorosa. Allora, tra le due io sceglierei sempre questa, ovviamente, per i miei gusti. Però effettivamente l'altra è molto molto particolare. Questa, cioè questa sembra che già ce l'avevi nell'armadio. Bravo, esatto. Conoscendo i tuoi gusti. Cioè, che pure i colori, bianco, azzurro, così. Torniamo sul discorso che vi ho fatto prima. Questa è la felpa stravenduta di Off-White, ma in automatico ce l'hanno tutti. Mentre gli altri articoli sono più esclusivi. Allora, prendiamole entrambe. Scusi, bella. Dopo questo discorso, questa già ce l'avevi e quindi non conta e si prende qui. Ma secondo me sì, vai giù. Cioè, questa... quella qua alla luce è troppo particolare. Però io non voglio entrare nel tuo budget, Fuson. Però ci sta una tuta della Palm Angels collaborazione con Moncler che se la indossi ti innamori. Allora proviamo anche quello. Allora, la taglia giustissima. No? Sì, la taglia sì, è proprio giusto. Pezzo è un bel pezzo, però è pacchiano, andiamoci già, è pacchiano, sì. Ci sta chi vuole le cose strose, pacchiane, magari tu vuoi rimanere un po' più sì, semplice, vabbè, trovate però... anche questo da living, sì, sì, hai voglia, noi amiamo il pacchiano, è bello, è stroso, le scritte, le stampe, colori forti. Questo se anche ce l'avete bene è stato tutto, a Ghe Pequeño, per esempio. Bravo, Ghe Pequeño, rapper.
Anche il giubbino mi stuzzica. Anche il giubbino. Vai, giubbino facciamolo, portiamolo. Oh, portiamolo finito al fuso. Portiamolo finito. Se dobbiamo esagerare, esageriamo. Vai, andiamo inizi. Completo. Vai, mamma mia. Mamma mia, però vabbè, lo ribalbo. Però è giusto, il completo è giusto, però devo dire che... Siamo troppo appariscenti. Non è da me. Qua ci vuole personalità e personalità. Quindi già per esempio giubbino... Attenzione. E pantalone mi piace di più, però rimane da living, io. Se vuoi... chi c'ha personalità e... È una cosa di soldi. Giusto? No? Due cole, entrate. Ritornando un attimo seri, sì. Prendiamo sia questa, mister, se permetti, se l'azienda permette. Questa è bella, ma questa... Questa qua è veramente... particolare, perché come ci diceva Loris, questi tagli, queste... sì, esatto, rendono esclusiva la felpa. Effettivamente non si può replicare una cosa del genere. No, proprio uguale uguale. Quindi non male. Mi piace e prendo anche questo. Allora, mister, siamo per il momento quasi alla soglia, siamo a metà dell'opera, siamo a 5600. Beh, c'è ancora da lavorare. Io vorrei... Cosa? Chiedo al maestro Loris... Un prestito? No. Ah no, dove? Fuori lo facciamo. Adesso, no, su che articolo dobbiamo andare? Io, onestamente, passerei a un paio di scarpe. Che dite? Va bene, che numero c'hai? 42. Benzi, tutti i 42 che abbiamo, tutti i modelli, stile delle cose che hanno preso, fagli dire. Buona fortuna, Benzi. Buona fortuna. Ci hanno portato un bel po' di scarpe, direi. Allora, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, esatto. Vogliono tutti questi brand e questa scarpa. Di semplice c'è poco, no? Torniamo al discorso di prima. Sì, forse di semplice c'è solamente questa qua tra le tutte. Sì, è quella più tranquilla, diciamo. Sì. Adesso sono un po' aggressive. Poi c'è questo nuovo calzino di Balenciaga. Balenciaga. Questo qua Valentino mi piace particolarmente, già la stava tocchiando. Bella, 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 mi piace. Questa l'ha presa in settimana Frank Tessier. Sì? Sì. Frank. Renzambu. No, questa è bella perché poi comunque ricorda anche una scarpa da ginnastica. Non è né classica. Bravo. Capì, tipo questa. Ma non è semplice. Capì? È un misto, dai, diciamo, non è neanche troppo oltre. Ma ad esempio questa qua. Questa qua la consiglierei più per una personalità come il mister. Come mister? Sì, perché? La verità, sì, perché visto che lui prima l'ho visto un po' sbiancato, però ora l'ho visto colorito, gli farei provare quella. Antonio. Allora, questa è una Christian Louboutin edizione limitata e sono tutti Swarovski. Non sono strass normali, ma sono tutti Swarovski. Destinata al mercato americano, tipo Miami. Questa mi faceva passare a te, Andrò? Questa è proprio... Cioè, se parliamo sempre di assurdo... Suola rossa... vabbè, il prezzo a te non interessa. No. Vabbè, se lo vogliamo dire... Io ti dico, guarda, è un'edizione limitata, vale quello che costa. Ah, sì. Aspetta, questo... un esercizio, uno con culo e nata per il coscio. Porca miseria. Se vuoi fare pass, fai pass e vai su Palmeggio. Vabbè, volete vedere il prezzo? Eh sì, per curiosità. 2.830 euro. Vabbè, 30 euro ci possiamo togliere. Cosa, ragazzi, non è che tutte le scarpe costano così, no. Questa è un'edizione particolare, ma tutte queste che vedete sono tutti i prezzi in linea col mercato, Dolce Gabbana, Off-White, quindi 350, 400, 500, sono scarpe comunque importanti. Questa è nata cosa. E diciamo che prevedo che mi andrà scomoda, c'ho questa sensazione. Cioè, tu prima di provarla già ti va stretto, sì, giusto? Scomoda, già un fanno male dire. Di là, Mirz, vai. Però potessi prendere qualche cappellino Prada. Quanto? Questa alla Renita, per esempio. Un po' più alto, un po' alto. Sembra un po' un cilindro. Era un cappello, dai, quanto può costare? Questo già è un po' più classico. Questo è dei miei capelloni. Guarda un po' il prezzo. Ok, questo. Misura di nuovo. Misura di nuovo. Fa malata. Hai visto? È come già previsto. Sì, già si vede.
Subito. E studiate. Le sentiamo di tutti i colori, ragazzi, però non giudichiamo mai nessuno, mai. Perché, no, perché un cliente che oggi non può comprare, domani si può accattare un negozio. Quindi mai giudicare le persone. Però tutte le scusanti che secondo me sono inutili, che dicono le persone quando vengono da noi, vanno un po' stretto, vanno un po' largo, aspetta, facci sapere, chiamo mio marito in macchina e se non fui. Molte volte succede. Quando poi lo puoi dire tranquillamente, non è per me, non è il mio budget, fammi vedere qualcosa che costa di meno. Non c'è niente di male, secondo me. No, perché giudicare? Non c'è nulla da giudicare. Assolutamente. Io invece, mister, tu non provi, io provo. Provo. Questa qua è della Valentino, che vi dicevo prima. Sì. La taglia è giusta. Sì. Tra tutte queste qua mi attirava un pochettino di più. Poi vedo questa qua un po' più particolare. Questa però... questa Valentino è uno stile che la metti anche sotto un abito classico. Cioè la riesci a mettere sotto la tuta, sotto al bermuda, sotto al jeans, sotto un pantalone più classico. E tu l'hai vista già dall'inizio, riesci a prendere tutti gli stili. Non è semplice, ma non è facciata. Ma è particolare. La cosa più importante. Sicuramente un marchio importante come Valentino. La cosa più importante però. Dopo tutta questa bella descrizione. Prezzo. Secondo me questa è alla tua portata. Ok. 790 euro. Perché non è 2800. No. Diciamo che già si può respirare un poco. A fatica, però si respira. Però non vi dimenticate mai la cosa importante, che vi faccio lo sconto. Ah, vabbè. Allora. A voi come altri clienti che vengono da Living, gli facciamo sempre un 20%, dipende, anche il 30%, alcuni articoli il 50% di sconto. Quindi 400 viene. Poi mi piace pure quella finizia della scritta rossa dietro, Sì. Sì. E come hai detto, non è pacchiana, no, però è quello stile, sì, che la sua personalità, c'è la stessa scarpa. È bella, Andrea, questa. No, ma questa è mia. Da prendere questa qua. È già mia, Andrea. Passiamo invece a dei pants, dei pantaloni. All'occhio questi qua di Squared sono subito piaciuti. E magari qualche calzino. Allora, calzini invece, eccoli. Io direi tutti. Belli, vai, non so quale scegliere. Dammene uno tu, okay, a piacere. Non lo so, che c'ha? Su questi. Oh, bianco o nero? Bianco. No, nero, penso, no? Questo qua o questo qua? Vai, prova questo qua. Questo? Ok. Rosso, vai. Allora, il pantalone, penso che sia la taglia giusta. Sì. Sì, eh? Sì, mi piace anche il fatto che comunque vesta stretto. Questo sicuro lo prendiamo. Questo quanto viene? Check. 410 euro. Mi piacevano più larghi i pantaloni, però. O si restringono, non dico qua. Per quanto riguarda i calzini, li ho provati, mi vanno bene. Vabbè, non avete visto perché il pantalone era lungo. Vengono questi 55. Dobbiamo prendere due a testa. Ci sta. Allora, io sicuro prendo questo perché col pantalone vanno top. Questo qua bianco, c'è la stessa fantasia, ma colore. Ok, prendo questi due. Beh, azzurro Napoli. Quando? Andiamo sullo stravagante. È bianco azzurro. Beh, ci sta. Questi qua, ok. Totale? È 55-55 fa 110, 110 per 2 fa 220. 220. Ho detto bene? Sì. La matematica è il mio forte. Siamo a più della metà, molto più della metà, perché siamo, signori, abbiamo fatto un po' di calcoli, 7100 praticamente. E che può mancare? Rush finale. Andrea, io ho visto un maglioncino. Ok, per te? Sì. Ok. Che lo vado subito a provare. Vai. Mi dici solo sì o no. Ok, allora occhi chiusi, vai, non guardo. Io apro, mi dici sì o no? Sì. Cioè, sì alla tua apertura. Ho aperto. Sì, è da te. È da me, no? Sì. Già ti vedo quando vai ad Amsterdam. Sta bene. Ti piace? Sì. Allora sì, andò. Per il prezzo. Prezzo? Pure. Qua sono andato a scatola chiusa. Nancy! Perché ho detto mi piaceva questo, però il prezzo? 765 euro. Ti piace? Ah, è bella, è bella, è bella, ma pigliamola, che ce la fuori! E siamo arrivati ormai. Coppato! Io ando ero un po' indeciso sul giubbino Moncler, sì. Quindi volevo decidere uno che più o meno si aggirasse attorno a quel prezzo. Quindi. Un'alternativa. Vediamo un pochettino. Ma è una cosa, posso pigliare? Chi è questa telecamera? Oh, effettivamente. Giubbino Kiwi, quindi via. Per metterne un altro. Ma già lo sai. L'ho visto prima, l'ho visto.
L'ho visto prima e lo voglio indossare e me ne sono innamorato, ragazzi. Ah, quello che prima... La collab, quella che... Questa l'ho girata al contrario. No, aspetta, dopo. Prima così voglio provarlo. Ah, questa è pure la mia taglia. Come mi sta? Bella, eh? È da te. È perfetto, mi va perfetto, mi va. Però voglio vedermi anche... Aspetta, ci aiuto anche. Proprio taglia mia. Qua non te lo devo... Non te lo tagliare più, mi. Questa questa. Perfetto, ragazzi. Posso anche lasciarlo qua, quello sì. Là. Questo sì, io direttamente questo qua. Facciamo, si può fare un change, Loris? No, quello là fluo. C'è una permuta, sì. E vedi l'altra parte. È vero, riato. Anche. È di Reves. Va bene. Si è messo da solo il cappuccio, eh. Vabbè, hai una doppia scelta. A seconda dei giorni, vabbè. Della personalità. Dipende, se rifletto o non rifletto. Quando non rifletto metto questo. Ah, esatto. Il prezzo. Il prezzo, altro. Riflettiamo sul prezzo. Ce l'abbiamo. Eccolo. Raga. Una bella riflessione sul prezzo. Ma fino al modo ci spese 2-3 mila euro a testa. Ma è una cosa non si chiama per niente. Effettivamente non ha tutti i torti. Quindi io preso. Dove siamo, raga? Allora, con il giubbino siamo a 9.360. 9.360? Va bene così, ma non arriviamo a... Basta. Ci fermiamo. Ma non avete la fidanzata? Beh. Era io di fare il regalo. Vabbè, non per forza, però. Secondo non me per sì. Forza, che tu devi vedere. Se lo merita! Questa casa siamo ammazzati pigi. Andiamo a vedere una cosa. Allora, arriviamo a 10.000. Arrotondiamo. Questo non è il nostro reparto. Vi ricordo che Living è anche donna, quindi per le vostre fidanzate, mogli, c'è anche Living Donna, che è una boutique a tre piani, quindi. C'è anche la scelta. Certo. A voi la scelta, vai. Per Silvia? Allora, cosa serve? Qua io dico donne in generale, ovviamente i gusti sono un po' sempre particolari, sì. Difficili. Io vorrei vedere una borsa che magari sai può essere una cosa più generale. Ok, allora ti posso far vedere questa qui, Dolce & Gabbana. Beh, tanto 10. Ma dove ti ricordo che diciamo che ci rimangono solamente 600 euro. Infatti sì, facciamo. Questa qua di quale viene di meno? Siamo lì. Quale viene di meno? Questo lì, quanto... Siamo lì. Quanto quantifica? Allora, è questa... È lì che fai spaventare. Quantifica 1020. E quantifica male, direi. Questa quantifica di più. No. 1315. Però io penso che Loris ce lo faccia, uno scudo. Allora facciamo così, perché... Sì, c'è. Questa la possiamo, perché già sfora troppo. Questa è bella. Questa. Più il sconto anche per promesso, sconto per il mister, vai. Arriviamo a 10k, giusti, quindi Loris. Se sì, siamo... sì, abbiamo un po' sballato, io non posso premiarvi che arrotondarvi il prezzo a 10k. Abbiamo finito, meno male. Direi era ora. L'ho finito proprio in generale, chiudiamo tutto. Però, come sono le facce di uno che ha appena speso 10.000 euro? Vediamo stanotte se riusciremo a dormire, lo scoprirete. Meno male, mister. Siamo al verdetto finale, Nancy sta sparando. E già, vedo, guardate, mister è lì dietro, che non vede. Non mentre vede. Qui c'è un ultimo sparo. Ole. Questa è l'ambulanza. Ho chiamato io, rispondo. Buonanotte. Ma penso tutto il pacchetto qua mi servirà. Loris non c'è, se n'è andato via. Quindi potremmo aprire tutte le cose che nessuno... Vabbè, no. Questo servirà un po' a tutti, mi sa. Ce ne sono abbastanza. Pochi tanti. Il nostro shopping qui è finito, ringraziamo Living. Grazie Living. Scappiamo subito. Soprattutto per l'op. Eccoci. Eccoci qua. Ragazzi, ma io vedo proprio che esagera, aspetta un attimo. C'è qua quadra che non costa. Che c'è? Nancy! Eccomi. L'hai pagato? Sì, sì. Sicuro? Sì, sì, 100%. C'è proprio il... Tutto. Ok, possiamo andare. Grazie! Ciao!